Guarisci, Signore Gesù, il nostro spirito, lo spirito di tu, Santo Spirito di Gesù, che emane da questa Eucaristia. Unisciti al nostro spirito e guariscilo dalla sua infermità, e attraverso lo spirito guarisci anche il corpo, tutte le infermità corporali. O Gesù, siamo qui tutti malati, chi più chi meno siamo tutti malati, nello spirito, nell'anima e nel corpo. Tu sei la guarigione totale, globale. Guariscici, oh Signore. Questa sera chiediamo la tua guarigione. Stendi le tue mani, Signore, su di noi. Lasciati toccare, oh Signore. Signore, noi ti abbiamo ricevuto nell'Eucaristia, ma fa che il tuo contatto sia salutifero per noi, il contatto col tuo corpo glorioso che abbiamo ricevuto, sia rimedio dell'anima e del corpo, sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. Ecco, cantiamo al Signore, cantiamo a colui che si è incarnato per noi, è morto per noi, ha offerto il suo corpo per noi sulla croce e ci offre il suo corpo ogni giorno, perché attraverso il suo corpo vivificato dallo Spirito noi siamo dei viventi, dei risanati, e possiamo con lui glorificare il Padre. Signore Gesù, tu la notte in cui venivi tradito prendesti il pane e poi dicesti: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, e lo desti a mangiare agli apostoli. Poi prendesti il calice del vino e dicesti: questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Signore, tu hai conservato questo memoriale, hai conservato cioè questa realtà
qui e ogni giorno noi rinnoviamo il tuo sacrificio. Ancora ogni giorno noi diciamo: questo è il mio corpo, questo è il sangue della nuova alleanza versato per la remissione dei peccati. Gesù, fa che ci accostiamo a questo corpo, ci accostiamo a questo calice, mangiamo e beviamo la divinità, l'umanità tua, fonte di guarigione. Lode e gloria a te, Signore. Ma che rina mangira d'anima triste, coro ti ama tutta noia, la donna. Marina e Iana, ma un cielo, hai una volontà, ti gloria. Chi mi ha rina moni, mia nina, ierelina, io, mori a nina. Ecco, io sono con voi fino alla consumazione del mondo. Signore, rafforza la nostra fede, gli occhi della nostra fede, perché ti vediamo. Signore, sviluppa il nostro tatto spirituale, perché noi ti tocchiamo. Sviluppa tutti i nostri sensi spirituali, perché veniamo in contatto con te, Spirito di Gesù. O Gesù, vieni incontro a noi. Tu non sei un fantasma, ma sei il vivente. Vieni in mezzo a noi, fa che noi ti tocchiamo, ti vediamo, ti abbracciamo, ci lasciamo toccare da te. Gesù, stabilisce un contatto misterioso tra noi e te, perché tu sei la vita. Noi siamo minacciati continuamente dalla morte. Tu sei la vita. Tu hai detto: chi vede me, vede la vita. Tu hai detto: chi riceve da me non vedrà la morte in eterno. Signore, noi non vogliamo vedere la morte in eterno, per questo vogliamo toccare te, verbo della vita. Vogliamo credere in te, vogliamo immergerci in te. Lode e gloria a te, Signore. Entrando in questo mondo, Gesù dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Poiché di me sta scritto nel rotolo del libro di fare, o Dio, la tua volontà. Signore, tu ti offri al Padre per fare la volontà del Padre. Offri te ed offri tutti noi, perché in te si compia per noi la volontà del Padre. Come in cielo, così in terra, o Gesù, chiediamo che si compia la volontà del Padre. Tu ti sei offerto perché si compisse la volontà del Padre. Fa che in te anche noi ci offriamo perché si compia la volontà del Padre. Signore, in te noi offriamo il nostro corpo in sacrificio a te gradito, che sia un sacrificio di lode
come ci avverte l'Apostolo Paolo ai Romani, offrite i vostri corpi in sacrificio di lode, questo è il vostro culto spirituale. Signore, offriamo le nostre malattie, offriamo i nostri dolori, le nostre sofferenze corporali in sacrificio gradito a te. Offriamo a te tutto l'essere nostro in sacrificio gradito, perché si compie in noi la tua volontà e perché tu sii glorificato anche nel nostro corpo offerto a te. Lode e gloria a te, Signore. Gloria a te. Signore ci invita a spogliarci del vestito impermeabile che abbiamo addosso, che ci copre dalla testa ai piedi e impedisce che il tocco del Signore così venga in contatto con la nostra carne. Il Signore dice: toglietevi questo tegumento, questo impermeabile che vi copre dalla testa ai piedi, liberatevi della vostra incredulità e sentirete così il tocco della mia mano e avrete la guarigione. Ecco, fratelli e sorelle, un po' tutti siamo con l'impermeabile. Crediamo sì, ma non crediamo. Uno spirito di incredulità ci copre e impedisce che il tocco del Signore venga in contatto con la nostra carne viva, perché c'è questo tegumento impermeabile. Signore, liberaci da questo tegumento impermeabile che impedisce di percepire il tocco della tua mano, di sentire il tuo calore. Liberaci, Signore, da questa veste che copre tutto il nostro essere. Rendici, o Signore, credente. Tu le dicevi a Tommaso: non sii più incredulo, ma credente. Signore, noi vogliamo credere che tu sei il Dio vivente. Vogliamo credere che tu, toccandoci, ci guarirai. Guarisci il nostro spirito e attraverso il nostro spirito guarito guarisce la nostra carne. Lode e gloria a te, Gloria a Signore. te, o Signore. Con potenza risuscitò, con potenza risuscitò Gesù, con potenza risuscitò Gesù, con potenza. Risuscitò con potenza.
Continuiamo in chiave personale adesso. La preghiera di adorazione e di lode al Signore per tutti i benefici che ha elargito a noi. E poi chi ha da fare qualche testimonianza la faccia, perché la testimonianza è parte integrante di questo servizio, serve a robustire la fede degli altri ed accrescere la gloria del Signore. Poi faremo la grande intercessione e concluderemo con la processione eucaristica, dopo aver letto tutte le intenzioni che ci sono state presentate nel corso della settimana. E adesso chi ha da rendere onore al Signore, gloria al Signore per quello che ha fatto, venga volentieri al microfono. Certamente il Signore, perché era quasi un anno che ero sempre triste, depresso, mi angosciavo, pensavo ho 38 anni, quasi non c'ho lavoro, qua c'è molta gente che mi conosce, peraltro non c'ho un lavoro, non c'ho una donna, sono senza amici, tutti mi odiano di qua, di là. Adesso ringrazio Dio che dopo quasi un anno, appunto, era un annetto quasi che non andavo a messa, fra l'altro, è quasi 6 mesi che non venivo qua. E il Signore ieri mi ha toccato, ho sentito una voce interiore che mi diceva: Mimmo, la vita è breve, te la devi godere, devi pensare che sei di passaggio e che appunto devi stare bene, ci penso io a te. Ho sentito una mano fortemente che mi toccava il cuore, sono entrato a messa, adesso sono qua e ringrazio Dio di questo, appunto, grazie. Quella sorellina di Mazzara che doveva fare una testimonianza, dov'è? Allora, io a fine ottobre ho diagnosticato delle metastasi alla colonna cervico-dorsale. Ho fatto la radioterapia, lunedì scorso sono venuta qui per incontrare il Signore tramite Padre La Grua, che con la sua benedizione mi ha infuso, non so, un calore dentro. La sera, lunedì scorso sempre, sono stata qui presente a questa preghiera. Padre La Grua ha detto: una signora di 50 anni guarirà la schiena. Il Signore la guarirà la schiena. Quella signora sono io, perché sono andata a ritirare l'ultima TAC fatta giovedì e sono guarita. Grazie Signore Gesù, lode e gloria a te. Il mio si è sentito male e ha avuto un infarto, e allora di mattina, questo è stato, allora la moglie, con l'aiuto di una vicinanza, un amico, l'ha accompagnata all'ospedale Cervello. Lungo la strada questo marito è morto, proprio ci è venuto di battere il cuore e tutto. Lungo la strada, tutto è durato il percorso un 25 minuti, sono arrivati all'ospedale Cervello e i medici hanno detto: lo potete portare a casa perché già è deceduto. L'insistente della moglie, ma sa, fate qualcosa, proprio a insistere veramente, è quello del dire sempre: no, ormai tracciato qui è tutto piatto. Insistete, insistete, e hanno insistito. Gli hanno fatto le scosse e cominciò così a vibrare, il cuore cominciò a battere, però rimasi in coma. Io la sera, nella mia supplica che ho dato, ho messo come primo nome a lui. Rimasi in coma. La notte si è svegliato. È una migliore. Mi hanno passato delle istanze. Non so parlare più. Perché è un amico del Signore. Grazie Gesù. Grazie Signore Gesù. E che il Signore ha guarito alcuni qui questa sera. Non sapete che tanti dolori che vi affliggevano non li avete più? Ecco, io prego perché il Signore ne parla, che vi prego di alzare la mano quelli che avevano dei dolori, dolori agli arti, dolori alla schiena e dolori alla testa. Tante persone sono state come d'incanto guarite questa sera
due durante la Santa Messa e una decina qui. Vediamo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12. Sì. Soprattutto c'era una persona che aveva dolore al cranio, si sentiva quasi spaccato in diverse parti il cranio, e adesso si sente bene proprio nel cranio, nella testa, con una grande leggerezza. Chi è questa persona che aveva dolore al cranio, adesso non ce l'ha? Bene, grazie Signore Gesù. Due persone avevano dolore alla rotula delle ginocchia, due persone, e stentavano quasi ad articolare, e adesso non sentono proprio niente. Chi sono queste due persone? Grazie. Una persona sentiva dolore all'orecchio, proprio dolore all'orecchio. Adesso non sente più questo dolore all'orecchio, era come un dolore sordo, il dolore è scomparso. Chi è questa persona? Dolore all'orecchio, proprio qui al timpano. Là c'è la sorella là. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Tre persone avevano dolore agli occhi, una con gli occhi rossi lacrimosi e l'altra due pure dolore agli occhi, con un debolimento della vista. Tutto è scomparso, vedono bene, non hanno più questo dolore. Chi sono queste tre persone? Ce n'è una. Tre sono. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Quattro persone con dolore alla schiena, una all'osso sacro e due proprio nel centro. Bene, grazie Signore Gesù. La cervicale di due persone che dava tanto fastidio ad agitare la testa, adesso è sparita. Cervicale qua. Una è qua, una ragazza che è qua. Grazie Signore Gesù. Che aveva dolore al tallone del piede. Una persona che aveva dolore al tallone del piede, un bruciore forte che impediva di poggiare il tallone, adesso non c'è più questo dolore al tallone. Bene. Grazie Signore Gesù. E là ce n'è un'altra. Due. Signore, ti ringraziamo perché anche hai toccato una trachea di una persona, hai toccato la tonsillite di altre due persone, hai toccato la gola di due persone. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Tu sei il mio Dio, il mio Signore.